Salve amici di Advance Italia, in questo video andremo a vedere la terza parte della prova analisi delle strutture di comunicazione dell'esame CILS livello B2, certificazione di italiano come lingua straniera. Questa è una prova del dicembre 2013 che dura un'ora, divisa in quattro parti. Abbiamo visto le prime due parti nei video precedenti, adesso andiamo a vedere la terza parte. Questa è la parte grammaticale, quindi la prova analisi delle strutture di comunicazione è la parte grammaticale dell'esame CILS. Avete anche la parte comprensione della lettura, produzione dei testi scritti, prova orale, quindi vengono valutate tutte le vostre conoscenze, sia quelle di comprendere che quelle di esprimervi e di scrivere. In questo caso abbiamo questo testo, dobbiamo scegliere tra A, B, C o D. Vi consiglio di fare una foto a questa tabella, così non ci ritorno. Vi leggo subito A, B, C e D quali sono le opzioni. Rispondiamo subito senza scendere e salire in continuazione per non reggere, non rendere il video un po' noioso. Allora, la storytelling, l'importanza di raccontarsi. C'era una volta, tanto tempo fa, delle storie, sempre lo stesso, l'avvio, l'ingresso, l'inizio o l'accesso. L'accesso significa entrare in un posto, ma non si usa per le storie. Le storie si dice l'inizio di una storia. Avvio si usa più che altro per il discorso, avviare un discorso, avviare i negoziati, eccetera. Ingresso è l'ingresso ad un edificio, al condominio, quindi entrare da una porta si usa ingresso. In questo caso non ha senso, quindi diremmo 1C. Queste poche parole hanno un magico e sono capaci di condurci in un mondo dove tutto è possibile. Queste poche parole hanno un dominio, diritto, potere o comando. Potere magico, il potere delle parole. E il grande ritorno della narrazione orale che in versione si chiama storytelling. È il grande ritorno della moda, tradizione, leggenda o abitudine. Tradizione della narrazione orale. È un ritorno alla tradizione, perché prima si usava raccontarsi le storie. Quindi narrazione orale, raccontare le storie senza scriverle. Che in versione si chiama storytelling, quindi in versione presente, giovane, fresca o moderna. Versione moderna, perché parliamo di una parola inglese, quindi una versione moderna si chiama storytelling. Versione fresca, fresca si usa per i prodotti, frutta, eccetera, che mangiamo. Versione giovane non ha senso, versione presente nemmeno. Quella che più si addice a questo contesto è moderna. E questa è l'atmosfera che si vive nei salotti di racconta una storia organizzati dall'omonima compagnia italiana, quindi anche la compagnia che organizza questi salotti si chiama Raccontami una storia. Una casa, una piazza o anche un negozio, ogni si presta a far da palcoscenico per la narrazione, quindi ogni sito, territorio, centro, luogo, ogni luogo, posto. Il salotto è un posto, è un luogo dove ci incontriamo. Non è un centro di una città o un centro ad esempio d'accoglienza, ma in questo caso è un semplice salotto, non è un centro. Territorio più che altro si riferisce ad una città, ad uno stato, quindi i confini. Questo è il confine che divide, che ne so, Rimini da Forlì o da Bologna, eccetera. O questo è il confine che divide l'Italia dalla Croazia, ad esempio.
quindi non possiamo dire nemmeno territorio, sito, nemmeno sito internet oppure sito archeologico, ma non sito di partecipanti. Quindi ogni salotto ha un, e i partecipanti possono parlare, ha un motivo, tema, compito o ragionamento. Ha un tema, il tema, parliamo di questo tema. Se lo fanno volentieri oppure in ascolto, oppure insistere, continuare, rimanere o durare. Rimanere in ascolto. Rimanere in ascolto, quindi stare in silenzio, non parlare. Quindi 7C. Tra gli appassionati di questa forma d'arte c'è chi ha vinto antiche timidezze, chi ha imparato a parlare in pubblico e chi ha trovato una innovativa o un problema di lavoro, una soluzione, decisione, capacità, intenzione. Ha trovato una soluzione innovativa ad un problema, la soluzione del problema. A solution to a problem, anche in inglese, se parlate l'inglese è facilissimo rispondere perché sono le stesse parole. A Roma ecco gli apperitivi con la storyteller Angela Saieva. Tutto inizia con una chiacchierata, aiuta a rilassarsi e ad entrare nello spirito dell'incontro. Quindi una chiacchierata povera, genuina, superficiale o informale? Una chiacchierata informale, quindi una chiacchierata dove non ci diamo del lei, parliamo senza peli sulla lingua, parliamo in modo rilassato, diciamo così. Questa è una chiacchierata informale che aiuta a rilassarsi ad entrare nello spirito dell'incontro. Una volta dimenticati i ruoli e i partecipanti raccontano desideri e vissuti personali che creano nel gruppo un'identificazione. Quindi, classificazioni, gerarchie, elenchi o scale. Ruoli e gerarchie si dice, quindi la 10 dovrebbe essere la B, ruolo e gerarchia. Quindi sono divisioni sociali. Per questo che diciamo chiacchierata informale, non ha importanza che lavoro fai, chi sei, se sei il direttore, il capo, un semplice addetto ai lavori. Siamo tutti uguali in questo caso perché abbiamo dimenticato i ruoli e le gerarchie. I partecipanti raccontano desideri e vissuti personali che creano nel gruppo un'identificazione, quindi un valore, amore, affetto o sentimento. Sentimento di identificazione, ci sentiamo identificati, con quel gruppo, ci sentiamo parte di quel gruppo, quindi D. Raccontare una storia, quando è vera e non retorica, serve a valorizzare di tutti gli italiani l'azione, l'avventura, l'esperimento o l'esperienza. Valorizzare l'esperienza di tutti gli italiani, quindi raccontiamo quello che ci è successo, valorizziamo l'esperienza, ciò che abbiamo fatto in passato. Tutto quello che abbiamo vissuto fa parte della nostra esperienza. Questo è il positivo dell'ultima campagna dell'ente per l'energia Enel. Quindi, proverbio, pensiero, messaggio, comunicato. È un messaggio. Il messaggio di una campagna. Organizziamo una campagna che ha un messaggio proprio. Proverbio è quello che è un detto che si usa solitamente per determinati casi, ad esempio chi dorme non piglia pesci. Quindi questo è un proverbio che dice che dobbiamo darci da fare, non dobbiamo aspettare che le cose vengano da noi, dobbiamo andare a prenderle. Quindi non è un proverbio, non è nemmeno un pensiero, perché non non, il pensiero di una persona, non possiamo dire pensiero di una, di un'azienda, di un ente in questo caso, e nemmeno comunicato. Perché comunicato solitamente ci dà un'informazione riguardo ai prezzi, eccetera, mentre quando si organizza una campagna si vuole ottenere qualcosa, quindi si lancia un messaggio che ci
informa riguardo allo scopo della campagna. Quindi la 13 dovrebbe essere C, messaggio. Quindi questo messaggio si chiama Guerrieri, quindi hashtag Guerrieri, attraverso i canali sociali Facebook e Twitter e una piattaforma di storytelling, gli eroi quotidiani possono raccontare come affrontano le piccole di ogni giorno, le piccole rovine, barriere, impossibilità o difficoltà. Le piccole difficoltà di ogni giorno, affrontare le difficoltà, diciamo, affrontare i problemi. Affrontare l'impossibilità non ha senso. Affrontare le barriere non si dice, si dice superare le barriere o gli ostacoli. E rovine sono ruins, quindi è stato distrutto, che ne so, l'acropoli e adesso sono rimaste le rovine. La guerra ha lasciato solo le rovine. Quindi la 14 di difficoltà. Sono le storie di persone che mandano avanti l'Italia, storie che nascono piccole e diventano grandi, come nel discorso che ha dato vita allo storytelling, quello di Steve Jobs ai neolaureati di Stanford, in cui esortava a credere nei sogni e a cambiare strada quando quella vecchia non può più nulla, non può ammaestrare, insegnare, preparare o orientare. Non può insegnare più nulla. Se una strada non vi insegna nulla, cambiate strada. Ammaestrare si usa più che altro per gli animali, domarli, ammaestrarli. Preparare una strada non vi prepara, vi insegna. Orientare nemmeno, perché in questo caso, se fosse orientare, sarebbe quella vecchia non vi può più orientare. Quindi in questo caso insegnare. Cambiare strada quando quella vecchia non può più insegnarvi nulla. B, quindi. Per tutti i curiosi del genere, per ascoltare e raccontare una storia, l'appuntamento sarà poi il 7 e l'8 novembre presso il Festival Internazionale di Storytelling a Bolzano, Nord Italia. Questo è il foglio delle risposte. Abbiamo risposto a tutto cercando di non solo di trovare la parola esatta, ma anche di capire perché le altre non sono esatte, quindi sono sbagliate. Questo è il modo migliore per rispondere. Se non sapete la risposta esatta, non vi dovete preoccupare perché potete andare comunque per esclusione. Quindi, ad esempio, in questo caso cercate di capire quali sono quelle che non fanno parte dell'esercizio. Se riuscite ad eliminarle tutte e tre, sarà facile dire ah, ma anche se ne eliminate due, è comunque più semplice scegliere tra A o B se sono rimaste solo quelle due. E anche se andaste a tirare la monetina, avreste comunque il 50% di probabilità di rispondere in modo corretto, che è sempre meglio del 25% se non sapete escludere nessuna delle quattro. Quindi questi sono esercizi ai quali potete rispondere se sapete subito la risposta esatta, che è il caso migliore, se sapete eliminare quelle sbagliate o se cercate di capire il contesto o di decifrare nel testo qualche aiuto che vi dimostra la risposta esatta. Ad esempio, se qui non sapete l'esperienza di tutti gli italiani, continuando a leggere, vedete che si tratta di esperienze, si tratta storie di persone che mandano avanti l'Italia, storie di piccole e grandi di piccole persone che diventano grandi, eccetera, storia di Steve Jobs. Quindi si tratta di esperienze di vita che le persone raccontano. E anche questo discorso di Steve Jobs è proprio un discorso in cui lui racconta la sua storia di successo per ispirare i neolaureati di Stanford. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ringrazio della vostra attenzione, ci risentiamo nei prossimi video, ciao!